Ma frequentare e vivere questo premio significa soprattutto venire a conoscere una serie di giovani realtà teatrali d'eccellenza europee che non è facile di solito incontrare. La nostra attenzione e curiosità si è concentrata pertanto proprio su queste nuove realtà teatrali europee che si sono divise in parti uguali l'assegno di 30.000 euro, ma che al di là del vil denaro hanno colto la ghiotta occasione del Premio Europa per proporre il loro repertorio più significativo o per allestire creazioni appositamente per il festival. Un riconoscimento conferito pertanto allo slovacco William Dociolomanski, al finlandese Christian Smets, al collettivo islandese Vesturport Theatre, al portoghese Teatro Meridional, all'inglese Kate Mitchell e al russo Andrei Magucci. Una settimana dunque intensissima, fitta di convegni, dibattiti, interviste, confronti, che ha coinvolto più di 600 tra artisti, critici, giornalisti stampa, operatori dei media, addetti ai lavori di ogni parte del mondo. 7 giorni allora di rincorsa costante all'appuntamento da non perdere, con spostamenti inevitabilmente in pullman, date le distanze di questa città imponente e vasta. Da un teatro storico come l'Aleksandrinsky, ideato dal nostro architetto Carlo Rossi, geniale creatore della piazza del Palazzo d'Inverno, al teatrone d'epoca sovietica, dove ha sede il Baltic House Festival. È apotropaico come Dai. Ah, non è cacca. No, la C russa S. Movimenti, affanni e rincorse, tutte caratterizzate da una costante, la rigidità delle temperature di questa primavera polare. Ci provo, perché non sto morendo. È agghiacciante, da brivido e non di freddo, è la situazione che si vive nello spettacolo Metamorfosi, tratto dal famoso racconto di Franz Kafka e portato in scena dal gruppo islandese Vesturport Theatre. La ben nota trasformazione repentina e inaspettata del figlio Gregor in uno scarafaggio viene completamente privata del suo carattere paradossale, per tradursi in una spietata e acuta denuncia dell'intolleranza e della negazione della diversità. Suggestiva l'idea di far slittare di 90 gradi l'asse della camera del figlio scarafaggio, così da porre in verticale il pavimento e rendere visibili i suoi movimenti e acrobazie da blatt. Ma uno degli aspetti più avvincenti dell'operazione drammaturgica della compagnia islandese è quello di rendere credibili le esplosioni di violento rifiuto come conseguenza inevitabile e ineluttabile di una mentalità borghese, chiusa nelle proprie meschine ambizioni e mediocri aspirazioni e pronta ad aggredire, annichilire ed espellere ogni minaccia al proprio equilibrio conformista, quand'anche provenga dall'interno del nucleo familiare. Vedere un padre e una madre scacciare e schiacciare il proprio figlio diverso e reietto non può non rimandare agli olocausti e pulizie etniche avvenuti in contesti sociali in cui la convivenza era fino al giorno prima pacifica e ordinaria. E il primo segnale dell'intolleranza è quello dell'incomunicabilità, dell'incomprensione. Le parole del figlio scarafaggio, le sue richieste di aiuto o le sue verità illuminanti vengono percepiti dai familiari solo come fastidiosi e insopportabili rumori. La diversità che richiede un confronto, solleva dubbi e questioni, non è tollerata né contemplata. È solo uno scandalo da rimuovere. Unico obiettivo, riconquistare un'inquietante, perbenista, falsa serenità, stile American Beauty. The
And your heart fills up. Ispirato invece al Faust di Goethe è l'altra offerta teatrale dei Westerport Theater, un'anteprima mondiale questa dai tratti esilaranti e terrificanti. Di certo sorprendente e coinvolgente, con una rete sospesa sulla platea così ingabbiata e con attori che saltano sulla rete o vengono sparati da sotto il palcoscenico. Dritte e go! Che genere di preparazioni avete fatto per tutte queste acrobazie che avvengono nel Faust? Ah, nessuna. In realtà nessun allenamento. Gli ho detto, salta, ho paura. Sì, salta, ma ho paura. Sì, vabbè, però salta. E così alcuni si sono buttati subito. E c'è invece chi è stato lì 4 giorni a guardare in basso dicendo, ok, ora salto. No, non ce la posso fare. E rimanevano lì appesi sulla rete a cercare di abituarsi all'idea per vincere la paura. A noi piace metterci alla prova. E le sfide sceniche, tematiche, relazionali piacciono anche al finlandese Christian Smets, un altro dei premiati tra le nuove realtà teatrali. È bastato partecipare all'anteprima mondiale di Mister Vertigo, tratto dal romanzo di Paul Auster, per capirlo. Musica dal vivo, luci, atmosfere oniriche, ribaltamenti continui di situazioni e di punti di vista, con noi spettatori che dalla posizione tradizionale in platea veniamo invitati a salire sul palco per poi essere ipnotizzati su un'enorme pedana mobile e infine catturati dalla magia di un omino volante in fondo alla sala. Insomma, una vertigine che si prova anche quando si tenta di intervistare il sornione imprevedibile regista del Teatro Nazionale Finlandese. How do you prepare your actors? I mean, come prepari i tuoi attori ad affrontare questo continuo ribaltamento di scene e a saper stare in così stretto contatto con il pubblico? Ci alleniamo molto, sì, ma dimmi un po', tu cosa vuoi fare? What do you want to do? Voglio chiederti, perché sei giornalista? Rispondimi, per favore, perché sei giornalista? Please, give me an answer. Why? Because I'm curious. Perché sono curioso. Di cosa? About human life. Della vita. Da quanto tempo fai il giornalista? Ci stiamo scambiando i ruoli ora. Ecco, questo è il nostro lavoro. Se sei davvero interessato, ti rispondo. Sono 15 anni che faccio questo lavoro e prima insegnavo. Cosa insegnavi? Letteratura inglese. E ti eri stancato di insegnare? No. E ora sei più insegnante o giornalista? Entrambi. Buono a sapersi. Quindi mi stai facendo una lezione con questa intervista. Stavo scherzando, ovviamente. Ma era solo per farti capire che in fondo facciamo la stessa cosa. Raccontiamo storie e siamo mossi da curiosità. Ci alleniamo a raccontare storie. Io non ho particolari teorie da voler dimostrare, né recondite abilità. Io racconto solo storie, proprio come te. I'm just telling stories. Una storia lunga quasi 40 anni la racconta Miguel Seabra del Teatro Meridional con 1974, un viaggio mimico, coreografico e musicale in cui 11 attori attraversano 3 periodi della recente storia del Portogallo: la dittatura, la rivoluzione e l'entrata nella comunità europea. Portoghese, prossimo! Io ho pensato
che abbiamo quella data 1974, che è un punto turning point, punto di cambio, svolta, certo, molto significativo, molto importante, che dopo una dittatura dura di 48 anni, la possibilità di essere libero. Qual è il senso della libertà? Che questo della libertà, dove comincia la mia libertà? E qual è il rischio della democrazia oggi? Qual è il pericolo della democrazia? La dittatura. La dittatura della democrazia. La dittatura della libertà. I sentieri della storia di questi ultimi decenni della vita politica e sociale portoghese vengono ripercorsi attraverso una serie di quadri e improvvisazioni che comunicano a volte profonda poesia e spiritualità. La spiritualità per me è una condizione umana che dobbiamo guidare come una pianta interiore. Dobbiamo cuidare, cioè dobbiamo nutrire, dici, accudire, nutrire, come se dobbiamo nutrire a un figlio. Altre volte il linguaggio espresso è quello del sottile umorismo per denunciare l'alienazione burocratica che disumanizza spesso la democrazia contemporanea. Non mancano gli strali alla vacuità di una parte della società godereccia ed edonistica che si autocelebra con l'uso indiscriminato di superlativi. Su tutto però aleggia un'aria di fragilità di cui è necessario prendere coscienza. Il teatro è molto fragile, la forza del teatro sta in questa fragilità. Io senza capelli... Se la mia città avesse un stroke, un colpo, una, mi ha stroppiato un ictus, a fragilità questo del corpo, certo. Io voglio che le persone che vanno al teatro uscire dal teatro a dire respiro di freddo. Un'aria, un'atmosfera diversa, euforica, ludica e travolgente si respira all'inizio, in apparenza, in The Theatre, l'ambizioso titolo dello spettacolo presentato a San Pietroburgo dal giovane regista slovacco Dočolomanski. Ho intitolato lo spettacolo The Theatre, il teatro, perché sono sempre affascinato dalla condizione basilare che si viene a creare in una performance in cui c'è chi osserva e chi viene osservato. Ma in realtà questa dinamica avviene dappertutto, sempre. Noi ora, ad esempio, la stiamo vivendo, accade sempre nella nostra vita. This game is the basic theatrical situation. We now are playing it. Uno spettacolo nello spettacolo, dunque, un gioco al quale nessuno può sottrarsi. Ma questa composizione metateatrale in realtà svela, col passare dei minuti, un tema cruciale e dai risvolti drammatici. For me, performance, the theater. The theater, lo spettacolo, è per me la contemplazione della libertà umana. About the human freedom. I was amazed how much vitality. Sono colpito da quanta vitalità e quanta libertà l'uomo sia capace di esprimere perfino in una condizione di schiavitù e difficoltà sociale. Go